Proseguono i duri allenamenti dei due team Muay Thai e Sandà guidati dagli allenatori Fabio Siciliani ed Osvaldo Taresco. Siamo ormai entrati nel vivo della competizione con le prime due sfide, quelle tra Giovanni San Domenico e Fabio Puce e Giorgio Baldassini e Andrea Palazzetti. Bravo, bellissimo. Grazie. Gran bel match, veramente. Grazie tanto. Bravo. Ciao ragazzi, siamo qui nella palestra Colosseum di Santa Teresa con il coach Guerino Pavone del team Sabai Sabai per seguire in particolare gli allenamenti di Mithat Isteri che si sta preparando al suo grande match. Avevo questo sogno fin da piccolo di diventare un campione, no? Una volta che sono venuto in Italia ho conosciuto Michele che mi ha subito inserito nel gruppo, il livello è iniziato a salire, cioè l'obiettivo è quello di diventare un campione. Ringrazio molto Andrea che mi ha dato questa possibilità già da prima, ci siamo conosciuti, mi ha visto, non so, ha visto qualcosa in me. Cerco sempre di dargli la soddisfazione per quello che faccio. A luglio è stata una bella esperienza, non sapevo cosa mi aspettavo, però ho dato il massimo. Penso che la gente è rimasta contenta, anche lui. Il mio avversario l'ho studiato, diciamo, anche la prima volta, questo modo suo di fare questo sport che lui pratica. Cercherò di dargli il filo da torcere, poi con l'aiuto dei maestri, compagni, sto studiando tantissimo per questo match. Giacomo, preparati, ti aspetto, e per te non sarà facile. Anche Serena Gentile, atleta di punta del team Sabai Sabai, salirà sul ring per un match di K1. Sono Serena Gentile, mi alleno alla Sabai Sabai Muay Thai di Pescara con il mio grande maestro Guerino Pavone. Il nostro è un team diverso dagli altri perché si occupa della preparazione sia degli agonisti che degli amatori per quanto riguarda il K1 e la Muay Thai.
In un solo anno che mi alleno con loro sono riuscita a raggiungere dei risultati ottimi sia a livello professionistico che dilettantistico, come la medaglia d'oro all'ultimo mondiale del 3 novembre. Come sempre darò il massimo per stupire il pubblico. Vi aspettiamo tutti per questo match di K1 femminile. Giorni dal match, gli atleti di Sandà si trovano oggi a Cassino per allenarsi insieme a Giacomo Saturnini presso il team Fight Club di Daniele Miri. Oh. Dai raga, finalmente a Cassino, faccio vedere la mia palestra, dai! Maestro! Ciao! Martolino! Iniziai a praticare questo sport a Sant'Elia, un paese vicino a Cassino, dove ebbi la fortuna di incontrare Daniele Miri. Grazie alla vittoria del campione italiano nel 2007, ebbi poi la possibilità di partecipare a un campionato mondiale in Cina. L'episodio dei giorni scorsi purtroppo con Mitat mi ha dato quel di più che mi è mancato probabilmente quest'estate. Adesso non si gioca più. Sono Miri Daniele, maestro e fondatore del Fight Club di Cassino. Pratico il Sandà da 20 anni e insegno a Cassino dal 2001. Ritengo il Sandà lo sport da combattimento più completo ed efficace. Infatti, con le sue svariate tecniche, riesce tranquillamente ad affrontare tutte le altre arti marziali e gli altri sport da combattimento, anche i più moderni. Questa sfida Sandà vs Muay Thai è una grande opportunità per il Sandà italiano, perché può dare dimostrazione appunto della potenza del Sandà e della validità delle sue tecniche contro comunque validissimi atleti a Muay Thai. Io ho la grande fortuna di avere due atleti in questo reality. Uno è Giorgio Baldassini e l'altro è Giacomo Saturnini, sperando che possano portare entrambi un grande risultato per questo evento.
Siamo giunti al penultimo incontro della sfida. Al Pala Roma di Montesilvano tra poco assisteremo al rematch tra Mita Tisteri e Giacomo Saturnini, che lo scorso luglio terminarono l'incontro in parità. Ragazzi, c'è la cintura in pace. Sì, sì. Voglio i fuochi d'artificio. E questa è la bandiera originale, Sarda, che era i quattro mori con la faccia, con la venda e nell'occhio. Mirazzi, non ho dubbi, ok? Mi raccomando, sulle mani e fai il lavoro tuo. Ginocchiate l'incontro, giocala, non fare il non partire subito troppo. Se c'è il varco, parti. Se non c'è il varco, aspetta. Stasera andate là a mostrare tutto quello del bagaglio che puoi avere.
Uscito Mitat. Sì! Ragiona! Ragiona! Sì! Giacomo, alzalo! Thank you.
Ultimi fondi, ultimi fondi! Bravo ragazzi, bravo ragazzi. Bravo Giorgio! Nell'ultima puntata andremo ad osservare a 360 gradi due capitani delle due squadre, lo spagnolo Aldo Rodriguez Navas e l'italiano Andrea Eolini. Entrambi promettono battaglia e di regalare al pubblico forti emozioni con una vittoria prima del termine.